Rosina Cantoni, Sì. quant'è se partite partiamo di concentramento in Io sono Germania? partita all'inizio del 1945 praticamente. Io ero in prigione, ecco, io ero stata arrestata un mese prima a Udine, si va di un appuntamento, che il cavaliere all'appuntamento era stato arrestato prima di me, e si vede che Alc. alla dita è alta, perché dopo è morta da cavo. Allora, io sono partita i primi di gennaio, io ero in prigione via Spalato, con guardie femmine, di cui due si ingarisca, si avevano rubato un cavallo ai tedeschi, cosa del genere. Il resto tutte politiche, insomma, no? Partigiane. E così lì era un treno che non spietava, che veniva su di Trieste, in stazione, e intendi lì. E hanno disvedato le espressioni, si può dire. Ma se che no, con chi scutuare, so ieri no, ma io, se andare tanto e tanto, e restassi in grande Se visi è rastrellamento, troppo lunga l'era che il treno. era lungo, non l'ho mai misurato. Ma se che veniva su di Trieste, che lì veniva su per qua, per la sua Palaustria, e si fermava di che era in presons, un presoniers italiano, insomma, di zona, ecco. E io si ero in tanze, 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 questa zona, ma poi ero dall'Istria, no? Anzi no, dopo, in treno, e il treno lì era lungo, e anzi no, si andava insieme con che compagni Si visi a dall'Istria. c'era che sei spartiti, sei partiti di Ma, giornata, la sera. di, l'ora, no, perché si, non sono fatti così, io buon'ora, non sono clamati sull'appello, che scrivevi, attenti ai nomi, no? Cantone Rosa, casato in Maria, io, venite giù subito, prendete quello che avete noi. Ma volete sapere cosa parlavi in Germania? Si pensava. Ma ieri, insomma, ci potete finire su quel treno, le parcelle avevi in momento di Comunque. prigione. Eccomi, io mi trovo perché io ieri partigiano, ieri il mio nome di battaglia era Giulia, poi ieri. Una Garibaldi naturalmente. E quindi io avevo già state segnalate, tipi da Ur, ma dove con il nome di Giulia, una Giulia di Udine che è in contatto con la E ci Resistenza. facevi come partire? Sbaravi? No, no, non è mai sparata bene. Io avevo di fare altri Ma le buine giorni. di sbarare. No, Mai non fatte. c'è imparato. Mi hanno detto che quando io so con che mi abitudo proprio. Ufficialmente della Resistenza, perché prima ieri a Vore e tanto tempo da venire mamma, no? Dopo mi hanno domandato che vara se bisogna di me a disposizione. E allora io ho detto, oh sì, volentieri. La staffetta, dice, la staffetta, ma non è tipo di staffetta, io ti do a te, che roba che guardi che è là, no? Che là, va là. E la porta anche lì, così. E staffetti erano un mestiere pericoloso, ma non li era dove pericoloso. Portava gli Così ordini, che, sì, ordine senza inventare la strada di fa ma per non crazzapi. a cui portava bisogno? Secondo, a comandi in montagne, Perché oppure a partigiani persone. erano in montagna Sì, e voi altri sono in montagna in centrale. oppure, così. Per esempio. Io l'ho vissuta a Spilimberg, lì, anzi, no? Avevo inventato un giornale, Donna Friulana, tre non marcia da poco mi alza Ma c'è di a fare. poter che Ah, la stampata, pensate, la ciclostilà. ciclostilà. E praticamente faceva un po' la giornalista però. Sì, Ma c'è poter che il ecco. giornale, gran troppo. E com'è chi foglio Un ciclostilà. foie plea. Sì. E dopo immancabilmente erano poesie in Furlan. E io una che ha una nota che fa la salsa per i partigiani. E Ma di cui piove. eri l'autore, Io ieri? lei. Sono esempi di una nota scritti per la collaborazione di tutte le femmine, no? Allora sono esempi di una nota. Sulla porta è una veciuta e gugge gugge con plasè. Se facesse un po' una nota. Fa sbacciare se già ne è. Su Lisbon, se la monti, già scomincia la criura. E
La vita si fa dura, perché i frus che vivi là, sempre in lotta e mai padin, ben adesso quando stai bene, ha dormito un tic di fel, con che sorta di garbin. Se per loro io non posso fare in che modo noi è di mio, sono in virtude con amore, a guzzà, guzzà, guzzà. Brave, brave che non ho te, che conosce so dove. Imparare in tutti di e per questo ne tengo le tutte. Con fiartis, con lavoro, qui che lotta vieni o da, chi che al mondo vuole portare pace, giustizia, pan, e lavoro sempre il pan. Vieni unissi col pensiero, dagli smons alla planura. La vittoria è sicura se si forma un blocco intero. Isabella? Era pericoloso che srobi, sai, che faceva. Per esempio, sì, e anzi fa la staffetta. Non sai che tu avevi qualche volta tante robe che tu avevi portato, tu sapevi come metterle. Di buon che io non ero tan grassa mai stata, e allora magari io mettevo i castoni, avevo un milione di volte, un milione. E c'è di mille, ieri un milione di che volte che l'era tanto. E allora ho dividuto, mi ha smilion per banda, facendo via le figure. C'è molto l'hanno acchiappata a restare, c'è molto restare. Ecco, mi ha restato così, avevo un appuntamento la mattina, si cominciava, ecco, avevo iniziato un compagno che veniva io da banda di Martignà, in bicicletta, io, in bicicletta e lui, avevo incontrarsi da ora all'ospedale. Le stradotte via via Colugna, come è una strada grande. Sì, che va su via Colugna. Viene di Villis, viene di Villis. Al passare il trenino di San Danello, al pazzo di San Danello. Che il blasco. Sbuffava, ciuff, ciuff, ciuff. E allora avevo l'appuntamento lì, a buona ora e a volte. E lo spietti, non è, forse che si doveva essere puntuale. Si era sbrusato una gomma, dite, no? Dove fa un enigma, dove giri di bicicletta, così, e mi salti fuori in quattro, in borghese, che mi ansiava dalla strada, uno lì era il Caporion, non sai, ma che gli altri tre sono miami in Duce Fantasci, di qua dal Veneto, insomma, io furbano, insomma. Quindi era un trappolo, in pratica. Sì, allora loro sapevano che lì dovevano incontrarmi con quel, che lo hanno saputo, solo dopo. E non tornare. E a lei anzi il verbale, mio, e so. C'è un terribile. A Roma. In prigione, c'è un terribile. Era dove? Penso che a 5, come sai, a 9 di mattina, fin sin da sera, sempre la paura degli interrogatori. No? Penso che lì non tu sai. Ho avuto fortuna, io dicevo che sei una pure fortunata, se no non sei arrivato a 90 anni. Quando hai 90, sai. Mi ha interrogato tre volte, ma lì era un professore di musica austriaco che aveva sposato la contessa Kitzmiller. Ah, Kitzmiller. Un pensiero, ci parlava perfetta lì, non capiva il furlano. E mi ha interrogato con proprio bene. Non mi visi quando sono entrata la prima volta, cioè, perché quel che faceva di dotto, lì era un SS, un ufficiale, di polizia, ma di SS. Lì era là a Berlino, si vio che avevamo avuto un incontro a Berlino e tornava dopo un po' di dis. E per fortuna, giusto chi dis, dovevi interrogare me. È stato ma un che mese. Era un nazista chi smuove? E l'Austria era un nazista, polizia, penso che interprete. No, non si può dire, nazista, no. Cioè, lei era un interprete. Un interprete, naturalmente, portava la parte. Detto sì, questo. Sì, sì. E allora mi ricordi che... E volevi sapere? Volevo sapere tutto, volevo sapere tutto. No? Ma io... Non sono entrata, no? E mi disse, io non disse nulla, voglio dire, vuol dire, perché l'ha interrogato, mi sa che galliera. E allora io entro, si è preso. E lui ha detto, buongiorno Giulia. Io non rispondo. Mica Giulia io. Allora lui disse, ho detto buongiorno Giulia. E con questo, non è Giulia il suo nome di battaglia, ma ha detto io non ho fatto nessuna battaglia. Difatti era vero, non ho sparato di nessuno. Non ho fatto nessuna battaglia.
E allora lui disse, essendo vescovo di Santa Lì, allora conosce questo, e mi ha fatto vedere la certa identità di questi Di alberi, quel di calvario, quel come li incontrano. esattamente. Capito, no? Ha detto, no? Che cosa, tutti? Ha detto, no. Allora, ma ha detto, no, no, non mi ricordo di conoscerlo, non lo conoscevo. E dopo, insomma, è la seconda volta, l'ho mandata a clamare. Quindi si è fatto fare il confronto. Allora mi disse a me se lo conosce. Lo conosce adesso? Io ho detto, io ho detto di no, sì, di sempre di no, e a me, avendo lui, dite, no. Allora, no, dite. E tu la conosci? Lui non mi diceva l'aver cominciato il basco, sì. Sì, ha detto. Come si chiama? Così, così? Ha detto. Sì. Dove abita? Udine, giusto? Così, Udine. Sì. E nome Battaglia Giulia, sì. E tu avevi un altro nome. Ma non lo aveva che no, come conoscevo io, a lì. Io ho i tasuti, perché non mi sento, non vuoi mica fare baruffe. Ma tu non dovevi essere così, tu avevi scritto altri nomi, allora ho scommesso io di dotta, io, per l'amor di Dio. Allora dico, mi ha detto, ecco, lui la conosce, ha detto giusto, se l'ha detto lui, ha detto. Sicché, insomma, ieri non ha di noi, però. Non è di lui. Insomma, allora, Allora, insomma, te hanno praticamente, deciso di mandare in Germania. è passato a dire, claro, Cioè, io non ci credo. noi di te, non potevi dire che non avevi la roba lì. Ma io ho detto sempre compagni, anzi con chi stupidi fascisti, diventa stupidi fascisti. Erano ufficiali, vede, tutti si buttano in ginocchio di fronte a me, no? I suoi compagni. E lei no. Ah, ma io ho detto, no, non mi inginocchio mai. Non si inglese, vedi? E allora, Insomma, mi pare di capire che l'hanno ecco. considerato irrecuperabile in pratica. Sì. Allora i fascistus stupidus mi hanno fatto un interrogatorio, dalle che anzi a Roma la cartella, cartella fuori, Calverbal. sì, col verbale di me e di lui. Allora mi hanno detto, ma lei è comunista, i fascisti. Allora si divertivi, è per l'amore libero. E io per furlando, Capito stai fammi cos'era. voi dire di me, no? Allora, insomma, siete comunista, sì, no? Beh, e non lo finivo in più, così io non dicevo più di così. Sempre che avevi una persona che mi porta. Praticamente io avevo un depoese, facciamo me. Sì, Tu ti dice. conoscevi tu te, che vado in Assirido, che tu sei, no? Non l'hanno paccata, però. Mi ha mandato una sberla, ma mi sono meritata, sono stata contenta di venire a vita. Non che mi hanno siano a vedermi, mi sono incontrata. A confronto con un giovane grande lì, ma non lo conoscevi, anzi, tra l'altro. Se lo conoscevi, io dicevi che non lo conosco, naturalmente. E lui, anzi, né lui mi conosceva, né io. Allora lui ha detto, non la conosco. E io ho detto, no, neanche io, non l'ho mai visto, non la conosco. Sì, 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 sì. Che fa sì, altri mi ha detto, voi non vi conoscete mai, voi banditi. Allora io ho detto, calmissima. E voi che cosa siete? Allora ho detto sberle, e io tranquilla mi sento Sì, Iudis, ma no, insomma, tali interrogatori no, insomma. no, no, facendo, no, il Miller Praticamente non mi sapete. arresto, c'è cioè, secondo un diritto, non li era di gay, penso che a mia dite, io e lei non ci vediamo dal TS volte, ma fra qualche giorno ritorna. È quello che io sostituisco negli interrogatori qui, e quello fa parlare tutti. E come fa parlare tutti? Anche quelli che non sanno. E li fa parlare lui, a forza di pugni, di schiaffi e di altre cose molto peggiori. Quindi state fortunati, insomma, no? Ho Perché avuto fortuna potrebbe tante volte. succedere. E quanto hai cominciato a capire che eri schiavo di partiti di Germania, insomma? Beh, ma non è che mi fa sesso, perché qualche andita, muove il momento di partenza. Io ieri quasi ho i preferiti. Ho i preferiti, perché l'interrogatore si farebbe in loro. Io ieri decido di morire da sé, no? Si capisce. Sì. Perché sapevi il senso di responsabilità, se no dei volontari e perché sentivi la lotta. Allora, torniamo a quel 10 di gennaio, che
è stato portato sotto un treno, sì, sì. Callare, allora il treno le partì. Troppo. Sì, allora erano lì, e due o tre giorni dopo, l'interrogatorio, e mio, allora per lì, e si partì, e par- lì era tante gente, un treno, e io era... Ma eri sul vagone, c'era un treno merci, un treno... No, era merci e bestiame, e allora lì era... Tre sei su un vagone? E... Non era lui di sentarsi, dico io ero in più chiesa, perché andare tanto uns, e ero in dall'Istria, anzi con una femmina. Ma era un messaggio, un femminile? No, no, sempre riservato. No. C'è femminis, pulis femminis? Sì, io. E uns e i frus? I frus erano con la mare, e bene gli ebreos. Era un treno, un vagone, anzi che aveva un posto di ebreos, triestins o che ieri. Andare a posto gli ebrei, perché si erano fine della guerra, o che erano già portati via, o che erano già morti, o che erano squindus bene. Per cui gli ebrei non erano in tanti, in che volte lì. Erano già di che banda l'avano portato via. Da Gennaro dal 45 avevano già portato via. Altro che. Sì, che il treno è partito, è là, troppo esagerato. No, che non finiva mai. E anzi, no, non sono andato una volta di mangiare. Una zuppa là, sono di cartone, cialde però. E così entrassi in Austria, dentro in Austria. E ogni tanto si fermava per spietare, oppure salire la rotaia. Insomma, era sempre una roba. Si cercare anche i bombardamenti. Sì, bombardamenti, no? E allora si... Ma si troppo le durate, mi piace. In la giornata, le giornate non sai, io sai che... La durata, non so, ieri in due in Osco, ieri in treno, parla su, no altri, la come che usavi il metù? Sì, sì, dal prego usavi il metù dei fascisti. Allora, ieri io e un po' di noi, usavi il metù di suo po' di stambarone, insieme con gli sloveni, ieri in due di Trieste, e resta ieri sloveni dall'Istria. E ieri dall'Istria, ieri tutti i sei, che volevano i sei jugoslavi, ieri partiti, ma frutti di fegato, in gamba, e cantavano anche i miei canzoni. Qualche treno all'ave allora cantavi? E ma cantavano anche noi dopo. In Austria non sono fatti svoltare per fare i bisogni. Ma tutto sta 3-4 di sì, va bene, ma si mangiava. E allora mi sono fatti smontare una volta. Mi ricordo che sono smontata e veduto che ieri no, io, gli sfemini, che il vagone poi ero io, e mi era attaccata ai vagone dai onzi. E ho sentito, ma di Rosina, se tu cazzi tu, mi volta aveva tu perché la morte a tre dedi. Allora Zovi, mi pare che io non ci muovo, un passo montagna, se abbiamo visto come non c'è partigiano, le bande di Corisse. Se avessi viaggiato per Dostre e Gnos, si sei sovvisato la carrata del treno? Sì, si è andata per il sole. Sì, le cose. Ogni tanto avevo finestre in cooking, le slacce, no? E allora a turno montavo in sole, vi ho detto. Io per esempio ho veduto anche quasi ieri in Ravensbrück, lì era il campo di Sachsenhausen, che è più in qua. Ho passato Berlino, la stazione di Berlino. Una malinconia. Ma passava proprio di mese di stazione di Berlino? Per ora lì era, sì. Per ora, in alto, tu andavi sotto, bombardato, c'erano bombardato. Perché in sale, di Gnocchi, quindi la vostra destinazione era Ravensbrück. Ravensbrück, il ponte dei corvi, per tedesco. Ah. E che a lei è un posto là? A lei è un posto, Fürstenberg, sul laghetto di Fürstenberg. Un posto di villeggiatura che ora resta volentieri un po'. No? A nord di Berlino. A sì, nord-est. A nord-est di Berlino. Adesso, però io mi visi che tra questi treni non è parte. Io ho fatto smontare prima, no? Sì, e questo treno, che aveva tanti Joms, è fermato a Flossenburg. A Flossenburg. E da Cal. E anche la via Vagons proprio. Ah. E di Ginestri scasso a Flossenburg e dopo è stato un po' lì, poi mandato da Caldo.
E quindi il treno che l'ave su a Ravensbrück era, il treno, Sì. era un treno di feminis e di Sì. frutti, E se erano mis feminis, o che erano ebreis, o che erano mandare pozzi ebreis, no? E dopo erano disponibili, erano due o tre frutus, 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 también che mai. quando si sbivasse succede. Allora, ho passato a Saxenhausen, che tutti ho scritto, ma deve essere un campo lì, dite, non hai capito, se era un portò. E sì, lassù, che ieri sono ci mobili 12 km di lui. E dopo Ravensbrück, allora dismontà. Allora stanno in grigni, sotto i vagoni, le bestie, metti in Sì, particellini. rispetto. E lì sono alzo così, no? Tutti restavano in zona blu, così si Popolare, io parlava, sono perché arrivato, dicevano state noi, che saltando. indurisci, Era no? freddo. Fredde mai. E l'era il vignotto, tutto il vagone flat, no? Che si glassava, di glasse. Dopo la giornata veniva Io sono anche. fatto smontare. Lì ho stato smontato, metto in fila, prima, e faccio amminare. Era stazione Pisolo, era Ravensbrück, che non era. Il campo non era lì di stazione, No, era no, lontano. era Sono fatto là a piedi fin per dolce, campo. insomma, era un po' più lontano. A Pit, fin là, che si fa su, si vede i boschi, dei sempre i boschi, sì. Quindi, villeggiatura, insomma. Era un lago, ma è scoppiata. Dopo qualche disfate, la glassa prigione. Dove è stato A un parte che era la cerchio. neve più volte lì, quando si è sbivato. Tante glasse, perduto. Eri al grande questo campo di Ravensbrück. Immenso, no? Io avevo il numero 97.323. 97.323. E lì era un campo, Cioè, pensi che l'Ravensbrück. quando arrivavi usavi un numero. Sì, che può essere riciclata, andare piuttosto di lui che di Mancur, no? Non sai come trafficavi. Ma era di chi che tatuavi dal No, braccio? dove era Auschwitz, tatuavi? Cos'era che Deutsch, ebreo, se non ebreo. Comunque, sì, va dentro, no? Tira via tutto, nuda completamente, no? ti facevi indiavare tutti i vestiti se tu Tu vai. vestiti, ma tu vuoi tirare via le orecchie? Allora io avevo le orecchie d'oro che mi avevano regalato la santola di battesimo, che mi hanno battiato, il 13, almeno il 13. E io ero in casa, perché mi avevano tutto su, a 6 anni, mi avevano sbucato le sorelle. E allora io ero in d'oro, ero in bielis, non sapevo mai che. E un orloio, quell'orloio era tedesco, un bielorloio di Omp, che Peres, tu hai sentito la nomina Peres, Sì. bravo, l'intendenza lui, ma uno, però non era tanto attenta, che non aveva la taglia lui sulla testa, no? E che ti aveva dato l'orloio? Allora, ma tu hai l'orologio, come hai fatto? Così bisognava essere puntuali, almeno io sono puntuale, c'è la vita, c'è la famiglia, c'è la vita, poi bes, comprava l'orologio. Allora, noi bes compriamo l'orologio. Tas, dal portiere, via i vestiti, E c'è via. vestito su Davide, no? Ah, Dio, avevano finito gli arrivi, no? Se le fabbriche si saltavano in dote, non Ah, arrivavano. quindi con chi arrivate ieri non eri poi vestito a Reis. Non avevano più gli vestiti, ieri il nome che avevano avuto prima, ma sono a dire, sono a podeste. Venite, io dite che sono disinfestati, cioè. Però la sera dopo le baracche, che non gli era freddo, si contava in, si andava bene, e venivano pure per cucitori i pedoi di chi era dentro prima, morto, Quindi erano vestiti di che erano già morti, insomma. no? Ma senza mais, di buon colore un buon pastrano. Io Un cappotto. un cappotto e ti davo un triangolo, a no rosso, così i politici, no? E dopo un listino che viene stampigliato il numero matricole, che si metteva qua sotto, e non sono passato un tre musieri Quindi avevate su in Davide pirata, e non sapevo che si triangolo metteva solo lì. rosso, Il perché c'erano i triangolo rosso, che politici. sono 12 triangoli, sì. Io avevo un pastrano che era consumato, no? Ma era pesante, e lungo, lungo, tanto bene. Se erano anche sporini, scusate, sgonzi, grandi,
un computer in cui era pizzola, io ero il pizzola, mi regalava fin qua, le mani si tirava su così, allora curdo, non si cambiava, e crotis. Ma si vergognavi se crotis così? Secondo, c'era bisogno, qualche donna sei secondo il paese che era, si teneva così, ormai, il dado è tratto. Adesso avete fatto la doccia? Allora, andate, adesso la doccia, oh, e faccio una triestina pulita. E dice, meno male, e so, dice che te adesso la pulite. Sì, sì, non ne sono io rispondo. Dopo avevo se pulisce, so. Allora andiamo alla doccia. E lì è doccia, a me. E lì, visi di Molano, la doccia, e io da una femminata brutta, triste, grande. Mi studia con un gabbano rosso, marrone, roba così, con una grande pompa e non sa fate io la doccia. Siamo là, draghe. Ma siamo là, rideva, diceva, non sai se lenga che ci accarava, se era da destra o se. E diceva tante robe, non si fintava, di do, si sfogava la sua fantasia. Sì, sì. Era il freddo. Accidenti. Era il lago di Forla, che era glaciato. Inglaciato. E sugli altri si passano. Lui, senza. È una curiosità, no? Si usasse a Biodi, per esempio, in tecchiaggi di concentramento, che si vestisse a ris, no? Sì, sì. Vate snovesco. No, ma era un PS che non facevi. Lui facevi. E hanno esaurito, si vede che le fabbriche. La che facevi, perché era di TS, era in TSU, senza cui ci avevi, perché che proposi, ti chiedevi che mi viene le chiome lunghe, io tagliavo, a me no, come mi avevi curtosi più volte, anzi che volte, per via, che mi l'hanno ben curso, così, di 93, per correre, e in bicicletta. E allora... tagliavi che avevi? Tagliavi che avevi, e tutta la roba dopo si faceva, no, ecco, un gran lavoro che facevi, la cernita, quando arrivava in tanti trasquarsi, no? Specialmente se eri in ebreo, pensi che gli ebreo sporrisse, portavi via la valigia, gli chiedevi i frusco, i visti d'osso per cambiare. Portavi via la roba. E loro provavano in cui, sa, ma lì era, e loro avevano gusto che si portasse roba, no? Perciò la valigia, sì, la portavi sì, sul campo, lì, sì, sì. Lì che ti facevi già vai vestire. E dopo che prima volta si facevi in fare la... Siete le robe, insomma. Dopo avevi fatto un pacco, senza sensi, a sorte. Un pacco, tanti pacco, tanti soglieri, non so se ieri mi sente vince, che proprio. Pacco, lì avere due scarpe e sfine il resto. Allora, tutta sorpresa, no? Allora, i tocciava magari, e li so coi di lei, li so coi ieri, il cuso mas. Partii in pedoia, aveva una ciatata da so qui. E lì era, il capo, sì, oh, nessuno mai, una maiuta, una sodvieste, tutta sbusata, come di mai, così, sbusata, no? Fra, sì, sì, sì. La butta via, penso, una maiuta con le mani scurte, non c'è un cinetto che adesso non è carina, comunque era gnove, no? Ma come voi era tutta rotta. Sì. Tutta rotta lì era. Sì, sì. Nessun bottone, né coreano, né elastic, né lui. Oh, dopo lì era un paio di mudanti senza elastic, a mondo pesanti, ma tutti sbusati, e largi. E allora dovevi fare un grop, no? Perché l'elastic non gli era. Un grop, così, un grop che ha per pancia. Per ora era una sonvieste sbrendolosa, tutta sbusacchiata, e questa maiuta fatta a mano, un cinetto, un sumato. Giacchetti? No, lui, il capo. Pastrano. Se no, avrei dovuto lavare con le mani scurte. Era un pastrano particolare, insomma. Un capo di femmine, di bottonata, era di femmine. Che colore era? Blu. Il cappotto era blu, e aveva una mani esale e una nera. E da ur, che era bello,
Andavo fatta una scaliera scura, una croce con la vernice blanca, come un X, sì, Sì, è vedi? tipo quello di Sant'Andrea, allora. Sì, una grande, lunga, perché era lunga. E io che ero piccola, era tutta che mi zappava, no? Questa crosone blanca. E se l'indumento lì era clar, Claro, allora è la croce era quella scura. vers nera. Dopo aveva il triangolo Il rosso, triangolo rosca, politiche. sotto era un tocco, questo lo avevo intaccato su con la gusiera. Non so, in passato, scusi, adesso siccome noi eravamo in tanti, un po' però, dopo. Il numero di matricola. E il numero matricola è Caliere 97. 97.323, il mio. Entrato con un portone grande, di legno, rinforzato, con i fiarsi, no? Arbeid macht frei, no? Il lavoro Era rende maschio di libere. Pasolo. E dopo di cai di là le sentinelle, scorciando un po', a Quando hai sé. cominciato a rendersi conto che lì avere un aldi differente, un campo di E ho lavoro, di visto, a lei ho tesoro, cominciato, appena entrato, praticamente appena entrato. di denotare, dopo date che vestì, lei bastava, che lei era vestita, che erano stati troppi smuartis. Allora, si vestì così, no? E così non si mi da loro. Dopo un certo momento, in un cortile, che era una baracca, no, tende, di tende era questa, tende nere, grande, una tende nere. E in che tende nere, lei, non si divide in noi, dite che era in 740, 715, non si divide in assorte, se si vuole. E io ero in assorte, che credevo di là che tende nere, insieme con gli altri. Allora ero lì, che santo se vanno intanto. In davanti, che li siamo menati, di un'altra banda. E dopo andate a venire a Zolius, tra poco, per portarvi. Boh. Allora io entrai a queste tende, era scuro, avevo abituato una luce, era ampliata una luce, perché si vedeva di notte. E sì, di notte, era sera, il tramonto, perché adesso siamo un po'. E allora ho visto, una roba incredibile, un gruppo di femmine, secondo me, a piramide così, ma si vede, là sotto, perché sotto erano già morti, e che andava su così, e per ora erano gli esclui vivi, gli esclui, anzi noi insomma, che dove siamo re, che erano, mamma mia, una roba, e erano lì, che avevano di morire, abbandonati, salì senza bere, mangiare, noi e Sì, li tre, singromavano dì lì e in questa gnotte, e montagna. allora ciò che muore sta lì. E allora che erano un po' le mie persone, no? Finché pasore era una piramide di cadaveri. E questo pasore, capite? Era una grande, che era la più vivace, che è stata una femmina in gamba che lei, di lotta. E non si sa per sé che gli è andata che roba di muore così. Allora, e ben dentro, anzi lei, una messa in scena ieri, dopo ho pensato, perché non arrivavo a capire come era possibile, no? Allora, arrivi in dos, di questi inservientes, un bidonot di patates lessis, un minuto, un pignato grande, e poi impartiare, e dopo spieti. Intanto, che morivi di fame, che sto spazzore, ho veduto subito un pignato di patates. E noi eravamo tutti in fila, che abito così, no? In ore di salione. Ma si faceva invio di queste robe per Sì. certo. Che Per dire. pasore, che più pasore, tutti dos, ma era grande, che aveva il braccio lungo. E fatto così, e le spatate, non aveva forse, provava a tirare d'onde, fate ribaltare le pignate. Le spatate sono rotonde, se correvano. E sono arrivate su. Un dos, una mano, e lì, e si viene di mangiare, ma dopo dove viaggi la boccia, no? Il gramolis, indoridis, e tocca lì, e parava in dentro col de, che scagliare i soldi loro, che avevano inviato loro, e si vede di tirare fuori da boccia che tocca aveva in lì.
Intanto, Per mangiare loro. che sto, si sono messi a singare, mi sono dato destra. Visto da lì, SS, Giovine, Biele, Nette, Passude, Dolce che tu usi. Oh, Dio, Dio, Dio. E ven lì, e vi ho, e scommesse con che spuori di aule, là, a di dopo. Non la vestirai, non la pidare le muerte, se so. Di dopo, a todesse, no? E allora, anche che ci ha pensato, tre spatates, e che le spuate via. Allora, io ho disco le chieste. Passi che dopo un'altra, una francese, mi ha detto che quando sono arrivati loro e ho fatto una roba così, con un dialogo di loro. Faceva invio di proprio. No, no, a Caslì. E tu un arbol, che è di una banda, da, non sai, da questo campo, e avevi due femmine spicciate. E loro, allora, io do capo, devi fare così, che Sì. scanno hanno Cioè, era ubbidire. una specie di scuola Di scuola Pardisius, della loro, è Pardè, che sta alla buona, anche io che tutto comandingo. si fa. Ah, tu capito? Gli baracchi si erano tre castelli, no? Baracchi Io sa grandi. chi siede. E erano come le sardine in ciotole, una testa, piedi. Quindi dos però in iet, anche E quello. ho liet, non erano Sì, liet iet, la lui, mille iet. non li era nato il materasso, la fodra di una volta che era un materasso la paia dentro, ma dal 39 in poi, chissà troppi si sono morti, spazzola, fatti bisogni, stati dopo, pedoi, ciò su di che spisa la scabbia, no? Subito si è già parato. Non ci sognavi di mangiare, io, non sapete che mangiare stanotte, no? E se avessi i capucci gardi. Senti Rosa, quando saremo a casa, io bisogna sempre a doccia, non dura tanto, la guerra è finita, mi sta perdendo dappertutto. Veniva sempre nel mare con la sporta, la sera, e mi portava il risotto, queste sorte, buon odore. E io lo mangiavo perché non avevo la sedon, figurarsi, come Totò, che metteva le sedon in sacchetta. Questo era il socium ricorrente. Sì, siamo Per ricorrenti. svegliare che c'era. Alle 4 del mattino suonava la sirena, no, la sirena, la Svea de Capò, che dormiva sola e paraia, non Danca, era polacche, triste. Danca. Danca. E aveva Triste. a rosare la sera, diceva. Dopo aveva un ufficiale, se ogni tanto arrivava, sempre che, ma veniva lì, la mandava via, dopo tornava tutte in gringole, lavata, nettata. Oh, con un capo tutto mio, Sì, perché sì. mi dava indiché. Quindi aveva le sve Cioè, e allora io lì una confusione, los, 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 si aveva capito subito lo sve. Sì, lo spagnolo, sve. weiter, weiter, los, snell, snell, molto snell i suoi, forse, non domandi. E sfadavi la fur, E lo d'accordo. facevano da fur, e là ogni baracca metteva le sorse, mi metteva in dis, che era in 12 campos, che sistema, Cioè, facevano Felis di in Dis. dis, allora le contava in 10, 10, 10, ma il problema lì erano altri, non le contavi, ma dentro i ripegnotti morivi, che se ne Quindi poteva Cons non tornavi morire, mai, insomma. allora i comi non tornavi Sarei stato, poi a manco di 100, 100, mai. E 200. sentiva che erano, e sono stati i baracchi. Quindi tu ne baracca circa un centinaio di volte. Oh, dopo un'altra roba la Danca aveva fatto, siccome portava il caffè, caffè trinca, caffè di bere, e era aghe di Tiglio, quei di Tiglio, a Mago lì era aghe cialde, no, io avevo destinato le sue baracche, e con lei lavava, faceva lavare il pavimento, Pavimento. che se È via proprio di triste questo. ieri, triste, sì. Lunedì io ho fatto la furba, un gamellino, ah ecco, come sono andata a proposito dei vestiari, che è stristito così, lui extra, né sedon, né pirò, né noia, no? Un gamellino, pulmani, di chi smaltasse così, che era tenuto, no, non so se tiene mese, però, non provo, insomma, e
si trattava il furgo, non sai come, le guardie, un cordicello, le robe. E che si leava te vite, di non piangere, guai se si lo piangeva, finché di non tu mangiavi, magari si E passa con qua. quel si lava anche E con quel sì, la e minestra, venivi il tè. con i granci sosso, e il tè. E ma se il tè lì, che abbiamo alzato, che si poteva bere un niente, no? Ieri era capo, è con rosari, allora se ti dici anche rosari. Quindi allora, E in allora pratica, esclamavi in fuori, stasera mi fa l'appello, l'appello smettevi di rire. lì, Se mancava qualchidun, si ammazzava qualcheduno e mandava a a Viodi. controllare. Oh, allora qualcheduno non stava in pins lui, no? Allora la tirava in su, siccome tirava il flat, di fura, anziché, fa una bella figura Se ieri. tirava il flat per vedere Allora il la fuoco. menava in fura, strisciava in fura, metteva in pins lì, e dopo un po' che colava io partire, no? E moriva anziché. E qualche donna resisteva e Magari magari moriva la sera dopo. E dopo ieri che smuarti so che dare la terapia, no? Così. Allora, mamma, un po' ci sono volte, così, de stelis dall'Oriente, che sono così, dal Sil, dal Nord, che sono così lustris, così ardi, dopo spuntava il D, no? Si chiama inviare, ecco, e dopo si una volta fatto che stava ore. lavoro Con qua, freddo, ma partire, lo si notava che era glace e mi neve. stringevi in ore, lei fa la pelle, insomma, finché Sì, tu non l'era finita, e finché non nessuno l'avevi aveva voglia di stare controllata. davanti, nessuno andava oltre, così che poteva venire una che Lo aveva sfasavi non lavorare problemi. dopo, via E per dopo via. facevi i gruppi di lavoro e si lava tutti i volontari, una colonna, Kartoffel colonna, erano tutti scoloni, ma nessuno aveva voglia, cosa dire, passava il treno in tutti i campos grandi, i campos termini così grandi, passava un treno merci, dopo leve su un altro badi. E allora lì si fermava e lì si vede di Sarriano, Giargon per solito, no? Passi che metteva in dentro, no? Siccome tante in, si mandava domani Tocus di Ras, Bolis, di chi che danno agli svacis, Bolis, la laghe cialda però, no? C'è Bolito nel tanti svolti se li mangiamo. nero. Dos voltis, A mesdì la e la sera, con che si sera. veniva da ora, verso il tramonto, Dal con che si lavoro. veniva da ora dal E siamo lavoro. te che smagliamo. E oddio, ti spuro, aghe, no? Senza nuvole, salme, speva, la nuvole, suca. Aghe. E che il tè sarebbe stato, ma Vabbè, te, non lo sì. Non si saldava, andava invece che perché lavare. la capò, era una carogna, faceva lavare il tè, ma Quindi io lo beveva prima. aghe e rape. Aghe e rape, qualche volta, ma non ogni dì, è dovuto andare lì, presumendo a mis dì, la sera, no? E noi altri, oh, a me vita il rasraum, non ti potevi là, perché dicevi che non stai nel tifo. Io una volta mi sono salvata e mi sentivo svenire di voi, mi pareva che mi colava dopo. Non era nessuno, che profitto di qualche anno nessuno. E sono entrata nella passerella, mi sono venuta sotto il rubinetto, andavo là che finca. Ah, finalmente sto bene, e sto andando tal di. Dove è Aga? E poi che mi è andato dopo, che era Aga, anziché. Tu sono già pignato e venivo in questa adesso, ogni tanto, ieri. Di Kes, che magari sapeva il tedesco, oppure era il polacco, sapeva il polacco e tedesco, e allora gli dava in compenso e mangiava qualche dono si è salvata, anzi faceva i servizi lì, no? Mangiava un po' di ploi, 2 ore di ploi, bastava poco di ploi. E allora arrivi lì con queste ore, mi sono dato, qualche volta veniva fissa, veniva a ricordare, e te mettevi in lì, no? Senza don, senza noia. Oh, li smano, faccio passare il tocco, fine l'ultimo tocco. E così arrivava l'ora di tornare L'ora di tornare a a dormire. Slafe. Si stava un po' su così, allora si radunava sì, fra di noi, che ieri si chiacchierava, cosa è successo, se ti ha succeduto. La baracca ieri era divisa così, talmente era un corridoio, con i buglioli, bisogna di là, tanto tu i buglioli che ieri furta dal corridoio,
lì era la coda, che magari dopo ciampava, no? Perché la Di dissenteria. dissenteria qualche capitano l'avere dissenteria, nessuno ti salvava, non c'è gli americani sono potuti salvare tanti. E la dissenteria è una fiera altissima, e di che dovessi. Ma è che questi femmini che morivano, dice morivano, per solito. Dico, Dissenterie, consumazione, fan. displasé, fanno, e poi tanti se dentro di loro erano già morti. Se la savina ti morisse. Sì. Ma non è E stato mi viene nessuno, non piaduto. mi sono mai pensato potessi campare, non sai. E non si poteva stampare, perché non ha visto. Ma se non sta, in dove la stampare? Visto tutti in queste condizioni, ma tu sai, nessuno ti va a restare nudo, eh? Perché aveva un cuore terribile, no? E era una femmina, una volta mi ha contato, una femmina nuda sola che aveva il figlio morto in Russia e tedesco, no? E aveva già le notti slitte, gli aspettava, insomma. E ha sconvolto un. Era stampato un russo, i russi tentavano sempre di stampare. E insomma, lui si rivede, lui è arrivato lì, ha detto stampe via, e l'hanno stampato lì e le hanno fusilate, queste povere femmine. Lì a Ravensbrück non è stato l'unico campo di sterminio della CIA là, non penso che. No, veramente, io dopo non sono destinato a Buchenwald, perché anzi sulla gazzetta ufficiale, sono stato a Buchenwald e altri, ma a Buchenwald non ho avuto gli sfemini, perché non tenevo lui, non tenevo domani Jones, perché non stavo in lui. Allora dopo ho fatto un orribile viaggio là a Buchenwald. Perché non sono destinati a Buchenwald. Ho segnato là, io con il In numero. treno o c'è un Un tocco treno? in treno. Dopo ci vedo a Pete, non mi vedo. Fur, un freddo mai. A Pasche, ieri Pasche, andavo in Pasche. E noi eravamo a Pete, dormivi su una ferrovia di Velta lì, no? Il mattino andavo, senti l'ora che fa Pasqua. Lo sai come che non saputo. E qui eri con gli editi, che eri venuto su, insieme a Timo, qui Insieme eri con stato. me la Casati, dopo ieri un ciao, ciosole, così stiamo quasi insieme, dopo, di Rugo, la Rugo di Medon, Maria Rugo, che dopo è la mia Quindi, Argentina. tutto il treno che era partito il 10 di gennaio del 45, dopo la fine di Aristides. Alla fine di questa lista, Odin si chiama Sdomeo alla Casati. Il 12. Sì. Che di Medon e la di via Spinimberg, non era di via, si deve essere italiano, no? E dopo che sei in Trieste, e dopo eri in chiesa di Istria, ma passi così fermata a Da chi a Mestre. Buchenwald si sono arrivati, A sì, Buchenwald si è arrivato però non svolavi a fin Buchenwald. sul balcone, no? Ha detto che non puoi niente, che non puoi esplorare. E aveva in femmine a Buchenwald, ma no, mandava a lavorare per fabbriche finché E stava allora seduto. ci sono Allora adesso seduto, avevo dovuto fare dietro fronte, davanti alle femmine, e un problema che Dio lo mandava, non fretta mai, senza mangiare, senza bere, senza nulla. E su, così là di San Finile a Apteroda. Apteroda era la succursale di Buchenwald, dopo lì era che altri là. Che foreste. Beh, a Chemnitz. Allora, da questa Apteroda era una fabbrica, non là che non aveva nessun lavoro, era in nome di quattro fondati SS. Oh, dopo un uomo che mi era becerato, ma simpatico, lo sa, era tedesco, ma a me una che altra lì era una russa. Ed erano le fabbriche, mi ha messo Sì, insomma, a spostavi Limà, per quel lavoro, in fa per far figurati, lavorare le non mi fabbriche, andare, perché non avevi più però operai. erano, sì, erano delle robe che mi ha cominciato a mangiare una zuppa
Che stanno bene, però si sono malati quasi tutti. Quando è cominciato a nasare che stava con la... Ma a lei, a Tor, era in zona lì, si sentiva a sparare, a passare per ore i proiettili, dei voltis. Allora, dopo questa era girava qualche voce, qualche duca di Sèvres, veniva a e casa, anche l'onca lavorava lì, no? Allora è partito adesso, Fertis, la guerra, se si dice, no, prigionia. La guerra, insomma, la guerra è finita, subito. Hitler caput, alles caput, sai, no? Del contrario. Allora sì, non svia, come essere noi, no? Ecco, non sono andato, qualche non sono andato a parlare, un toc da Ravensbrück, un toc di cuviata, di militare, tutti consumati, toc di cuviata, tagliati così, no? A quadrelle, che serviva di ombrello, se piovevo, perché che mi sono tirato via la divisa invernale. Allora dopo mi si vede la croce blanca, aveva la croce nera, perché aveva una roba come impermeabile, per migliore l'arco, così. E con la croce nera, no? Sempre, sì, sempre il nome, la croce nera. E allora lì, di lì dopo si lascia a Pete, c'è una di casa, una di là, e si finiva in un posto che era Panic, si chiamava, un piso in campo, che era il nome ebrei dentro, c'era stato un'usita, ebrei, poi i giovani, quasi tutti gli anziani, e diventati smatti, tutti i vestiti a sbrendo, e qui loro vestiti, in tor, e erano due, ma una, e camminava Zenoglon, queste femmine, e si fermava, a cui chi parlava io, perché a me si vedeva in un modo speciale, e si è fermata anche a me, implorava, mi cercava in ungherese, e mi implorava, no? Dove cado, mi saltava fuori la spalla. Si vio che aveva dovuto morire, soli, esatto. Ma si chiede, li sono portati via tardi, loro, dall'Ungheria, non hanno passato i dirmi quello. Comunque, ieri lì ti dispurgo, ieri qualche donna impazzita, no? Queste qua, ogni volta che mi vio, deve, si metteva, ieri in Zenoglone, ci abbinava qui se noi. E mi implorava, io facevo una ciaressa, no? E per fulani, ciacarani. Vorrena, vorrena, no? Non capisci, noi sì che tu dici, no, capisci che tu provi stasera. Coraggio, coraggio, vedeva il sorriso ieri. E lì era il tignoso di slicco. Non avevi un'altra che sorrideva. E poi mi è stato che lei ci andava a morte dentro di me. Mi è pegnato, mi è morita a casa di me. Sempre che il puesca. Sì, un ebreo. No, no, la prima. A Ravensbrück. E un certo momento, lì era ignoto, si era tutti sin dormiti, e vengono svegliati, snell, e via di corsa, da scuro, non si sapeva dove là, anzi, non si minetti, poi era già, e via, no? E ci amminì, passè, passè che gli inglesi, gli americani stavano per arrivare lì, e lì è stato il ben parume che era in sita, e arrivava, si è squinduta, e la sua mia, che era con lui, e ha saltato un po' di squinduta, sfrassi, no? E tali domani sono arrivati gli americani. E noi ieri già facciamo i navi. Cioè, loro invece di lasciarsi lì, sì, portavi... Sì, che potevi lasciarlo lì. E ieri li portavi con loro. E allora che qua è arrivato a mettere al monte frutta, tan ben che mai. Perché aveva, io aveva giurato che aveva di fare questa frutta. Una roba tra... E ha resistito tutto il tempo a lei, questa frutta che ha fatto. L'hai più dura la frutta? L'hai conosciuto che era grande, no? Una volta per casa, in cerno, era villeggiatura. Ma compagno. Queste femmine di dove erano? E io ero da Triestina. Vabbè, un po' falconese, veramente. Ma adesso si è investito... E no, 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 tutti quanti, anche che in Zenoglon, là, non sai cosa, là che l'hanno buttata dopo, l'avranno lasciata da prato. E via, ci amminì, vendì, ci amminì al cimo, ci amminì dal dì, e ogni tanto, e qua, si scommessa a cercare la cosa della morte, che già lo avevi fatto, anzi era a Auschwitz,
prima che arrivi in Russia, era già stato fatto un campo che era in Russia, a Pi, de Polonia, fino a Ravensbrück, in che volta che vivevo ieri là. Comunque, ciaomine, ciaomine. Allora, ogni tanto in crocevia così, veniva un'altra colonna che si metteva da Ur o da Vance quando la arrivava, di Oms, di Feminis, Plurido di Oms, naturalmente, Plurioms, no? Anche soldati, russi, di ogni razza, di ogni paese. Insomma, erano le colonne lunghissime, io si passava per strade normali. Oh, non avevi mangiato da 2 dì, Ma l'aveva spiesto là. Sparava sotto sapevo, in perché cammino. erano le altre volte, si faceva in cammino, senza mangiare, senza nuia, e dopo quando tu arrivavi, se tu arrivavi in una banda che ti potevi salvare, ma... E oppure morì così per strada, E no? morivi lì. Seminavi di muoversi, no? E senza mangiare, e senza bere. I soldati montavano dai camion, si mettevano in fila, partivano sa me, loro di qua, non di qua, loro di là, le strade, sentas, no? A digiun, che non sai come l'ho fatta, sta solo. E loro avevano un po' di pane, se no, che mangiassi in questa sera. Però mangiavi, non ci muori da lì, perché non ce l'avevi. Mi veniva il ciapavo per quello, mio per noia. Allora, insomma, E che sta le durato sdis, queste marce? ecco, la marcia per me ha durato 2 dì e la tiarsi gnotta. E io le ero tutte le tiarsi di lì, come dicevi, di qua io non voglio più andare avanti, no? In qualche maniera, io ce l'avevo sempre di certa occasione. In che modo lì si fermì? E si fermì, giusto? Io un po' ci, si era da file, ti fermi luce, e che era di qua, era una casa bombardata, non c'è mo ben che stava su, e a 2 passi, si attraversava lì, il marciapiede, e di là era la casa, no? Era una strada grande. E dopo le campagne, eccetera. E allora dite, lì, voi, aspetta che la casata divenire cieco, no? Mi pareva di non la via, se non era, anzi, ma come. Allora era che poveretta lì, era di stirare, io così senza dormire. Allora dite, Marisa, no? Era così così, no? Questo. Allora io disse, no, no. Io resti, mi cercavo per dialetto, udinese, disegno qualcosa. Mi disse, no, io non di qua non mi muovo, perché, ma non sai tu, se tu stai lì, tu mueris, no? E se non tu mueris, pensi ben loro, date un colpo, occultate scarpe, che va bene, oppure una legnata, no? Pazzesco. E va tu, prova tu, se tu arrivi Che non attorno voleva a casa va a salutare mio padre e mia madre, io non voglio salutare nessuno, tu vado a dire a tuo padre e tua madre che te lasciate su una strada che dovevi morire, no? Tu vieni senza tu, sono un partigiano, bisogna che noi vi salvassi, no? Sì, devi, allora non che c'è la banda, la maniera di sveare un po' l'animo. Allora dite, beh, sì, venirò da me. E allora si è strisciato di svia, lì, si è sveata dopo. E se noi portiamo a casa, che era una quarta, sta venendo che va in Giulia, scuro, ma anche volta via deve stare scuro. Non abbiamo stato solo. Comunque, io, plancò. Io sentì una ciacarà, qualche dunque ciacarà. Allora io dissi, c'è qualcuno? Io sì. Oh Dio, Cantone, sei tu? Oh, ha detto no. Qui sei tu Maria? Sì, Maria Rugo. Era già stampata chi Sì, dentro lì. allora venga, venga, così non si muove qualche domenica. Allora, bombo, lì, qui sei tu con tu? Sole, no, sei con la casata. Ah, bombo, vieni qua, vieni qua. Allora, È vieni, troppo qui è serio, ieri, sono senta, ieri la Rugo, una belga, partigiana, anziana, ma so se in gamba che ieri c'è molto carattere ben tedesca, anzi no, c'è che i belgas.
cercare d'orlenghis. Dopo IR, dov'è? Praticamente io, la Casati, la Balga e dopo dos Marie Fie, ungheresis, ebreis. Un sessetto, Aris. Sis. Sì. E Sì. a Udin quanto si tornava dopo? Il 20, il 27, mi pare, di ottobre. Ok. Cioè, di giugno Dopo fino sono a io, ottobre, dopo sono io sino. Allora no, ieri lì, no? O ieri lì, no, sono io di cioè. sfondo. Non è venuto da O Ormanno, non è sì, tornato a là di casa. Sasquindisi, par spie che un cavaliere belga, all'era in studio tedesco, e all'era... Sol per strada, che non sa fermare, spardo un amico così, e che non sa insegnare la strada di Squindisi. E lì era belga. Ciaccarare, venite alla belga, che Sì, ciaccarare tedesco, parla tu per tutte, no? E allora lui aveva dei questi sis, dei moribondis, e io ci amminavo, ma ieri, ma chi siete, no? Eccetera. Allora io così, dove andate adesso? A Siri la colonna per quando va? Ma siete matti, no? Sono gli americani qua, io adesso vado dagli americani. Così? Allora tutto armato, no? Sì, perché, ma voi di chi siete? Allora io dissi, io sono belga. Allora lui ha detto, no, ma anche io sono belga. Allora io ho trovato che si era grande, ma tutte pleiade, grande. Sei un belga, non ti vergogni a indossare quella sporca divisa, no, di SS. E ho detto, no, sai, ero ragazzo, mi hanno Sì. vestito, ma io non ho fatto niente. No, ma volevi dire una roba sola, di che marcia della morte, come avevi detto che io, noi non sei là, non sai la che è finita, o spero che vi liberate, ma davanti a una di, che si leva su e giù, di una banda, allora vi una colonna di. Di Homs, preso lì, si allungava. E tre, davanti, io mi chiuso davanti, avviasi la strada, no? Sì, avviasi il cammino, insomma, no? La direzione. E io ero in tre, che non smetterai mai, come che non smettei che scuoris, che io ero là dentro a morire di fame, perché sono morti tutti, sicuro. E allora, e io ero in tre, io non sai di dove che ero in italiano, no, si vive avere tanti impegni, le patite, tante. E ieri, visto usare i sanzimò, e grandi, e magris, magris. E se ti vieni su, in tre, un con l'altro, se uno ammolava con l'altro, in tre, davanti, io mi tos davanti, tre scheletri in cammino, se non che vestiti lì, sex, però una dignità, anzi, che lì era in braccio, mi sono morso senza altre cose che non potevo più, e doi dis, e ma tu vi devi si facevi e sforzo, sta su, patinisi, e viaggiavi la strada, ma io ti dico anche io, avviato una roba simile. Nonostante insomma tutto il lavoro che abbiamo fatto per distruggere l'OM, insomma secondo te l'OM arrivava e restava in piso lo stesso. Sì, anzi Cioè, se no. arrivava a conservare l'umanità per. Sì, che lì si vede. Tu lo devi lasciare, non so se di tu, sicuramente, oddio, bom. Se non si sta a tempo, purtroppo, che lo verrai lì a dire sempre. Ma sì che bisogna stare a tempo, e bisogna, anzi, no, ti smetterà. E no, e contà. Io ho visto, o voi, si dice, non si sta bene a contare rughis. Mica che io vedi allegria, però vuoi contarli? Perché mi pare, io sei salvato, sarai salvato per altro, manco chi tre le cui io riguardo, chi tre, chi lì erano tre compagni di lotta, perché come che ieri tu li vedevi, non so se ieri in russi, ieri in polacco, se ieri in cui sa c'è, italiano croato, ma perché mi era di chi che hanno fatto tante prigionie e patiti tutto, però anzi no, persone rispettabili, e lui venne tutto davanti, porcos, e andava in davanti. E perciò secondo te è stato,
magari come uno, ma per un lungo periodo è stato più di qualche dunque che ha fatto questa esperienza nel campo di concentramento, non voleva chiacchierare, no, non voleva contare. No, non voleva. Prima di tutto, io mi ricordo di me, io se tornavo, e a me mi contavi, mi davi a sé, nei compagni, ma non mi domandavi. E avevi sta sentendo le loro lamentele, se magari, anzi, qualche volta ridicoli, ma sì. Desloves che avevi provato chi? Sì, che, sì, di fronte. E il problema è che io fossi stato, se io mi preso mia, senta sta iarbe là, contassi, o se vengo con voi a casa, mangi polenta, no? Invece, era un discorso, sapevo, ma se... E io volevo capire, se io... E ho contato un po', quelli con gli altri lavori. Allora qualcuno mi credeva, no? Volevo sapere. E no, mi disse una compagna, che scriveva fiducia in me, che mi aiutava a certe resistenze, no? Poi eri a voi insieme. E mi disse una, di conti mo che sfrutti scassi, che tu hai sveduto, sento che è stato in prigione, Rosina, consiglia, era venuto i fascisti in prigione. Sì, per sé, Rosina. Avevo Pazzalini, io per sé. Allora no, che altre? No, no. O ieri i partigiani, no? Allora in che volta? Ma era difficile. Però se tu scominciavi con la pazienza, tu se vivi, mi fai capire ai soldi. Un'altra roba che volevi domandare, no? Sai che ieri va a Tora. Te scuole? Te scuole, se contaccio. Ma se non reagissi nel giovane, si frusti. Ma c'avevo. Io ho mangiato bene, però se sono... Specialmente i secondi insegnanti che hanno, e sono le classi, ho fatto ultimamente in quest'anno, ben proprio, no? E domandi, no? Io ho cercato, claro, di si carriere, parse qualche dubbio. Inizialmente era difficile, l'insegnante aveva un po' ore, così che il fascismo è stato duro, ma dentro c'è un po'. Grata, grata, state fuori. Tanti loro, ma ad ogni modo è perché se bisogna anche cercare, parlare, io è dove cercare. Io credo che si dovrà più attenzione, non dovrà imparare le robe tecniche che sono importanti, senza che ma se si ha un i benefici in questioni che sono di vita e di morte, la guerra non è la morte. Qui calul fa la guerra, sì, non è un assassino, qui calul. Non quello che la subisca, scogne combatti dopo, ma come no, con fascismo. Mette come due guerre, la prima guerra mondiale, forse aveva un carattere differente, un po' come era, sono morti tanti e tanti, ma non era che distruzione totale di Duce, perché che sono morti più. No, non soldati, che soldati, queste ultime guerre, no? Ma se non era guerra, era di posizione, così. Sei, che sono così, due. Comunque la guerra è sempre un assassino. Si manda in a comprarsi e a fare assassini. Quindi bisogna, io credo che bisogna cercare più di pace, ma non così sentimentalmente. Di come che per sé veniva la guerra.